Amici di Horeca News, bentornati. Continua il nostro percorso, in questo caso direi nei corridoi della Fiera di Parma Cibus 2021. Siamo al terzo giorno e siamo in collegamento con Alessandro Accurso, il COO di una startup un po' italiana, un po' britannica, che si chiama Exporium. Alessandro, buongiorno e benvenuto. Piacere. Ecco, scusa, abbiamo avuto un vuoto dovuto naturalmente alla rigorosa diretta. È il bello della diretta, stiamo dicendo ormai da più collegamenti. Risaluta. Ciao a tutti, sono Alessandro Accurso, sono veramente molto contento di parlare, poter finalmente parlare della nostra attività, della mia startup. Ecco, allora spieghiamo esattamente e in breve che cos'è questa azienda, questa startup che, per quanto ho capito, è un hub che mette in connessione richiesta e offerta a rischio praticamente annullato. Esatto. Allora, Exporium è una startup innovativa, come abbiamo detto, con sede sia in Italia che in Inghilterra, che permette di ricreare e quindi rimodulare il mercato agroalimentare come lo intendevano i nostri nonni, in cui sia produttori di prodotti agroalimentari che acquirenti in ottica B2B possono inviare e ricevere inizio di trattativa. Quindi non ci sarà più l'intermediario che abbassa il prezzo del produttore, ma sarà lo stesso produttore a parlare con l'acquirente, quindi che può essere o un ristoratore oppure una boutique, sia italiana ma soprattutto estera, e quindi di trovare accordi che meglio possono soddisfare entrambe le parti, abbattendo ogni tipo di barriera linguistica e di pagamento, e insomma sarà una piattaforma completamente nuova e soprattutto viva. Quindi viva e popolata da persone che portano, da aziende italiane che portano in alto il Made in Italy, e da aziende che vogliono acquistare il vero Made in Italy, annullando completamente il problema dell'Italian Sounding, che affligge e porta diversi miliardi via ai nostri produttori. Guarda, ne abbiamo parlato proprio con il direttore della manifestazione 2 giorni fa, nella prima intervista con la quale abbiamo inaugurato peraltro la nostra carrellata di interviste dedicate a Cibus 2021. Il problema dell'Italian Sounding è diventato una vera e propria spina nel fianco per tutti i produttori, ma anche per l'immagine della filiera alimentare della nostra nazione. Facciamo un esempio pratico, mostriamo appunto in questo caso in che modo è possibile entrare in contatto, facendo proprio un esempio. Per esempio, facciamo un chiaro esempio, abbiamo un grosso esponente, uno dei nostri primi clienti, Vincenzo Egizio, che vende, esponente di Slow Food, e che vende il suo prodotto di nicchia, e più importante è la papaccella napoletana. Lui può far conoscere, in Italia al sud è abbastanza conosciuta, in Italia un po' meno, al nord praticamente non è conosciuto. Lui può far provare il prodotto ad acquirenti esteri, inviando una notifica semplice in cui mostra non solo la descrizione del prodotto, ma anche il prezzo, la quantità e quando desidera ricevere il pagamento. Una volta mostrato magari anche la qualità, inviando anche anche grazie a noi un prodotto per farlo provare, insomma, può incominciare un rapporto senza alcun tipo di intermediario. Se ci fosse l'intermediario, andrebbe naturalmente a cercare prima il prodotto che possono vendere più facilmente, come magari i pomodori, ma solo in questo modo i veri prodotti di nicchia possono arrivare oltre i confini nazionali, e così anche la papaccella napoletana, come tantissimi altri prodotti, possono arrivare sulle tavole di non solo tutta Europa, ma si spera anche di tutto il mondo.
Alessandro, la vostra è una piattaforma web, cioè è in cloud, e funziona in modo assolutamente certificato attraverso il web, è così? Sì, esatto, esatto. La nostra è una piattaforma online, ripeto, solo in ottica B2B, che permette di mettere in contatto, prendendo assolutamente vita e ricreando il mercato agroalimentare. Quindi ogni agente, ogni attore su all'interno di essa può interagire con chiunque e iniziare in qualsiasi momento, in qualsiasi orario, una trattativa, naturalmente privata. Ecco, allora Alessandro, per chi desidera entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni rispetto al tipo di servizio, aderire alla vostra iniziativa, esiste un indirizzo di posta elettronica o anche un sito web da consultare o comunque per potervi scrivere, entrare in contatto diretto con voi e ottenere maggiori informazioni? Certo, allora potranno scrivermi tranquillamente ad alessandro@exporium.com e oppure vedere tranquillamente anche il nostro sito, la nostra piattaforma che è www.exporium.com e quindi contattarci, lì troverete poi tantissime altre informazioni come il mio numero, i nostri numeri, entrare tranquillamente in contatto con noi e dopo un'email rispondiamo praticamente subito. Se invece ci contattate al numero che troverete in piattaforma, risponderemo subito e saremo ben lieti di indicarvi e di darvi altri tipi di informazione. Bene, allora ti ringrazio per la disponibilità, vedo che in ogni caso sei in un'area abbastanza riservata della manifestazione, vista la tanta folla. È molto difficile perché c'è veramente tantissima gente e come si sente anche dalla voce, dalle parole che si sente sotto, sono riuscito a prendermi, ma perché ora semplicemente stanno a mangiare. Quindi un attimo di stacco, ma tra poco bisogna incominciare a correre. Quindi mi dispiace se magari si è sentito anche poco, ma per me è stato veramente un piacere. Bene Alessandro, continueremo a parlare di Exporium e della vostra iniziativa attraverso orecanews.it nei prossimi mesi. Sono assolutamente certo che questa iniziativa riuscirà a cogliere nel segno e soddisfare le esigenze di produttori e distributori o utilizzatori finali non solo in Italia e non solo in Europa, bensì in tutto il mondo. Alessandro, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Amici, noi continuiamo con le nostre interviste in diretta streaming, rigorosamente in diretta direi, con tutte le problematiche tecniche che naturalmente accadono in queste circostanze. Seguiteci e ci rivediamo tra poco.